Vi è mai passato per la testa di vivere un'avventura? Ho deciso di farla questa volta qua. Di partire e andare a Roma con questa bicicletta qua. Una bella bici rosa. Ho già acquistato le borse laterali da montarci sopra. E adesso vi faccio vedere l'attrezzatura e un minimo di manutenzione ci va fatta. Adesso vi faccio vedere. Ok, proviamo a vedere come sta. Non mi sembra perfetto. Ora cambiamo i copertoni. Andiamo a montare. Ok, benissimo, arrivati a questo punto, dopo aver sistemato la bicicletta, c'è da pianificare il viaggio. Mi è stato suggerito di fare la Via Francigena. Non è la via più corta, però sicuramente, senza ombra di dubbio, è la più bella. Quindi andiamo a vedere le tappe. Facendo una somma di tutte le tappe, sono poco sotto i 700 km. Io mi unirò, come potete vedere, dal puntino blu a Fornovo. Sarà una sfida molto, 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 molto difficile per me. Soprattutto perché non sono allenato per niente. Zero. Non ho fissato delle tappe. Lungo il percorso ci saranno degli ostelli, quindi quando sarò stanco mi fermerò a dormire. Ma non ho tot di chilometri da fare al giorno, quindi vedremo come va. Il sentiero, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, prevede anche dei tratti in sterrato. E la mia bici non è proprio da sterrato, non è neanche proprio da viaggio. Quindi, però lei non lo sa e quindi non lo facciamo. Su internet ho trovato il sito dove è spiegato veramente tutto molto molto bene. Quindi complimenti agli organizzatori. Con tutte le tappe, tutti i punti di ristoro e tutte le informazioni. Ora, piccolo cenno di storia. La via Francigena, detta anche via Romea, è un'antica via percorsa fin dal Medioevo che collega attraverso il territorio francese, da cui prende il nome, l'Europa settentrionale e occidentale a Roma. Ok, scusate la faccia e la voce ragazzi, ma è tardissimo e perché mi sono trovato a organizzare veramente tutto all'ultimo, siccome il tempo stringe e devo iniziare. Comunque vi lascio il link della pagina della Via Francigena. Dateci un occhio, poi magari se vi viene voglia di farlo, ditemelo, mi farebbe piacere. Ragazzi, è una figata, è diventato un mostro. Adesso facciamo la valigia e poi dopo partiamo. Ovviamente dobbiamo stare più leggeri possibili perché meno peso, meno fatica. Ho preso 4 pantaloncini, 4 magliette, un costume, le calze, il Kiwi, le borracce, un lucchetto, caricabatterie portatili, gli attacchi per la GoPro, i gel per i ciclisti, i sali minerali, una crema per le irritazioni, coltellino, kit da riparare le bici, chiavi e brugole, un cordino, una felpa, le ciabatte, il telo, 4 camere d'aria, le fascette e infine il Kiwi per il bagagliaio della bici. Nel video mi sono scordato di mettere il beauty con lo spazzolino e il bagnoschiuma. E ora la valigia è pronta, la bici è pronta, il percorso è pronto. Siamo tutti pronti. Ora tocca a loro. Ciao ragazzi, ci vediamo in sella!